A me mi fanno ridere le stallette, perché si dice a letto, sì, ma noi più che pulire nella nostra casa che si deve fare? Si può mica andare in mezzo alla strada, alza tombini delle vie, cioè volevo dire, la letta sia anche un modo per programmare una pulizia fognaria, ma di tutto, ma questo in tutta Italia. È passato quasi un mese dall'alluvione che ha colpito duramente la provincia di Arezzo, siamo davanti ad uno di quei simboli di quelle drammatiche ore, l'antica pieve di Sant'Eugenia, vedete ci sono i cartelli che indicano il cantiere in corso, lavori di somma urgenza per ripristinare questa antica pieve seriamente danneggiata, quasi per metà coperta, sommersa dall'acqua. Nel frattempo i residenti di Bagnolo si attendono delle risposte concrete dalle istituzioni affinché quelle scene, davvero come già troppe volte è accaduto, non si debbano ripetere. Si sta pulendo, ancora non è finita. Si spera che la manutenzione sia... diciamo più regolare per nelle prossime stagioni, perlomeno la pulizia anche dei fossi minori e non solo quelli maggiori, ci sia una maggiore frequenza, perché altrimenti si arriva a questi problemi, insomma, che basta una pioggia di un paio d'ore per creare quello che si è creato, allagamenti. Quindi mi auguro che chi di dovere se riesca a fare un po' più di pulizia. L'altro giorno quando cominciò a piovere si era tutti impauriti qui, perché visto, dopo che ti succede prende male. Comunque dai, ci siamo stiamo organizzando tutti con le paratie, sacchi di sabbia. Fai da te. Per ora sì, bisogna fare così, poi speriamo che facciano i lavori per bene.